Approvato il collegato. Le novità. Consiglio sempre più trasparente. I diritti umani in video. Nella seduta del 15 dicembre il Consiglio regionale ha approvato il collegato alla manovra finanziaria 2015, esaminati e votati anche diversi documenti di indirizzo. In copertina! Il Consiglio regionale ha approvato il 15 dicembre a maggioranza il collegato alla finanziaria della Regione. Il provvedimento, in 60 articoli, interviene su una pluralità di leggi regionali. Tra le novità più significative, la nascita dell'Agenzia Foreste e Territorio, la proroga del Piano Casa al 31 dicembre 2016 e la delega all'Agenzia Piemonte Lavoro dei Centri per l'Impiego, la cui competenza torna in capo alla Regione. Ma sono diversi i punti, perché in questi periodi non li abbiamo veramente affrontati tantissimi. Tra i principali ricordo la riforma per i centri dell'impiego, che riguarderà tutte le province, poi anche la riduzione dei comparti caccia, o meglio i loro assembramenti, in modo da poter snellire e sveltire le procedure riguardante questo settore. Poi riguarda anche la semplificazione dell'unione dei comuni, fusione per cooperazione. La Regione ha ovviamente tutto l'interesse affinché si incentivi la riduzione dei comuni e dare anche offrire agli stessi delle agevolazioni. E poi anche per quanto riguarda il piano casa, l'efficientamento dell'aspetto energetico al fine di aumentare poi le eventuali volumetrie. Su alcuni temi crediamo che si sia migliorato la legge. Una innanzitutto quella che impegna la Giunta a prevedere che le famiglie che hanno figli che vanno sui 2 anni su cui verrà bandito il bando non possano beneficiare di una singola annualità, ma di un'annualità .6. Abbiamo evitato un errore, cioè quello che per garantire più sicurezza, che è giusto sulle aree sciabili e sulle aree innevate, per qualunque situazione fosse necessario l'utilizzo dell'arva, la pala e la sonda, anche per una singola ciaspolata sarebbero state indispensabili, invece oggi vengono limitate solo alle aree in cui esiste un reale rischio di valanghe. Approvati anche 5 atti di indirizzo, rispettivamente sulla riorganizzazione di Arpea, sul piano delle attività estrattive, sugli appalti, sul buono scuola e sul bilancio degli enti locali. Sono state 41.000 le visualizzazioni della sezione del sito del Consiglio regionale dedicata alla trasparenza negli ultimi 6 mesi. I dati sono stati presentati nel corso della Giornata della Trasparenza, organizzata al Centro Incontri della Regione Piemonte, durante la quale sono stati illustrati il Piano 2014-2016 e il suo aggiornamento 2015-2017. In occasione della Giornata Internazionale del 10 dicembre, il Comitato Diritti Umani ha promosso la realizzazione del docufilm Todo Cambia, del regista Alessandro Avataneo, un cortometraggio di 8 minuti che indaga sulla percezione dei diritti umani nella società civile. E l'obiettivo principale è quello di affacciarci al mondo vero, al mondo reale. Ci sono delle interviste fatte a persone semplici, bambini, operai, lavoratori, professionisti, e viene chiesto a loro che cosa sono i diritti umani, e le risposte sono tante. Il messaggio importante che vogliamo far passare è il rispetto nei confronti dell'altra persona. Se ogni individuo esercitasse la propria libertà e riuscisse a far arrivare la propria libertà fin dove intercetta la libertà dell'altro, vivremmo in una società sicuramente più tranquilla e più serena. L'idea è partita proprio dal Consiglio regionale, dal Comitato per i diritti umani del Consiglio regionale del Piemonte, che mi ha chiesto di fare un'indagine sulla percezione dei diritti umani oggi nella società italiana, e quindi sono partito per questa avventura che doveva essere una cosa di una settimana. Alla fine è stato un mese di produzione, è stata un'avventura straordinaria perché abbiamo fatto quasi 100 interviste, di cui 70 sono poi finite nel film, che dura 11 minuti. E la cosa stupenda è proprio vedere la differenza che c'è tra le varie realtà, cioè ognuno di questi personaggi vive nel suo mondo e il risultato di questi mondi crea poi la realtà.